Mascara, riaprite il segnale a Tonga, un altro gol meraviglioso di Mascara da quasi metà campo, ci ha preso gusto, 1-0 Catania, favoloso Mascara che non segna più gol normali, a pochi passi da Quagliarella che in panchina sta segnando come l'attuale allenatore, o meglio giocatore dell'Udinese 2-3 anni fa, un gol bellissimo come il gol di Maradona al Verona se non sbaglio, col mancino dalla linea di metà campo per come colpisce il pallone, guardate, con un leggero collo esterno lo tiene basso, lo fa finire poi alle spalle di Belardi. Mascara nel giro di 15 giorni ha segnato un gol più bello dell'altro. Genova. Qua invece dentro Quagliarella che si è subito procurato un calcio di punizione che andrà a battere D'Agostino col mancino, ammonito Capuano per l'intervento irregolare sul giocatore appena entrato, gli ha lasciato il posto Sanchez, è pronto D'Agostino col sinistro, palla verso la porta, poi ferma sulla linea del gol, il gol di Quagliarella in mezza rovesciata, 1-1. Intervento non perfetto di Pizzarri sul calcio di punizione battuto da D'Agostino, Quagliarella è entrato in campo da 2 minuti, segna con una bella mezza rovesciata il gol del pareggio, esultano anche tanti bambini invitati dall'Udinese allo stadio per assistere al match dopo il gol di Mascara e dicevamo gol alla Quagliarella di 2-3 anni fa, un altro bel gol invece di Quagliarella, Pizzarri, il pallone qui non è entrato, Quagliarella è bravo di potenza oltre che di talento, alla meglio proprio su potenza, scusate il gioco di parole, segna il gol del pari. Siena, Siena!